down burning. He felt my rhythm, the tires was burning. Spinning around on the west side of town. Bobbles in pursuit, cause me and my crew, we jumped the serious underground. Another day in the States with the hellified earthquakes and the high ass murder rate in LA, Cali, 9008. Can you relate? Just another day in the States with the hellified earthquakes and the high ass murder rate in LA, Cali, 9008. Buon pomeriggio. Prego, prendete posto. Sono felice di darvi il benvenuto. Ogni anno, in questo giorno, noi rendiamo onore alle idee di libertà, neutralità e... Pronti? ...umanità. Voglio richiamare la vostra attenzione su un uomo che in questo momento si trova nel braccio della morte in California. Il suo percorso, da teppista di strada a promotore della pace internazionale, è davvero degno di nota. L'aver recuperato la sua onestà mentre era in carcere l'ha spinto a dissuadere i giovani dal seguire le sue orme. Se noi stessi possiamo spezzare un uomo, non è forse nostro dovere far sì che ogni individuo abbia una sua importanza? Ricordate il suo nome. Stanley Tucci Williams. Una volta ero il re dei Clydes. Guardatelo, il mio regno. Non è una scuola per gladiatori. Qui dentro non dimostrerete niente. Questo posto non farà di voi degli uomini. Guardate me! Ciao, salve. Scusa per il ritardo. Di' la verità, non ti andava di vedermi. Dorothy. Stavo scherzando. Dunque, ho letto la tua proposta. Un libro su come è nata la banda dei Cripes. Barbara, questo non è da te. Io non voglio fare solo documentazione storica. Questa è una vera tragedia. 10.000 ragazzi di colore sono morti negli ultimi 20 anni per le violenze fra bande e non considero né i feriti né gli arrestati. E come si fa a venderlo? Io non lo so. Sei tu l'agente, lavoraci. Ma bisogna fare qualcosa. E magari il mio libro potrebbe essere utile. Non insistere. Dorothy, senti, sono una madre e mio figlio corre lo stesso rischio. Ed anche per questo io devo proprio occuparmene. Di questo Tucci, che ne sappiamo? Beh, è la bestia che ha iniziato tutto. E l'hai già intervistato? Ci sto provando. Sai, adesso è nel braccio della morte. L'arma del delitto era un'itaca calibro 12 a pompa. Calcio e canna erano... Primo dei tre cadaveri è stato trovato dietro il balcone di pistola alla testa. Le bruciature indicano che lo sparo è venuto da vicino. Secondo colpo è penetrato nella schiena, perforato il polmone. È uscito dal corpo della vittima attraverso lo sterno. Le bruciature sugli abiti della vittima indicano un colpo molto ravvicinato. Inoltre, le pallottole conficcate nel pavimento sotto il cadavere mostrano che il secondo sparo è avvenuto sicuramente dall'alto. Ci sono anche questi. Quanto mancava dal registratore di cassa? $120. Un uomo morto in un'aggressione. Altri tre uccisi per $120. L'accusa ha finito. Senta, mi scusi, devo chiudere. La giuria ha raggiunto un verdetto? Sì, vostro onore. Riteniamo l'imputato Stanley Williams colpevole per le 4 accuse di omicidio. Saranno i miei pari a uccidermi? Fuori la lingua.
Piegati. Allarga le gambe. Guardie, in fila! Il tossico di West Side Crime, eccolo! È arrivato! Vieni da prima, baby! Bentornato a casa! Tanti saluti, Tuki! Sai che ci morirà! Faccio un sorrisetto, dai! Sì, non essere triste! Se no ci fai piangere! Quanto sei solo un bastardo! Cosa posso fare per lei, signora? Perché tu chi... Williams non vuole incontrarmi. Non potrei dirglielo. Sono solo l'avvocato d'ufficio. Niente di personale. Non ha mai parlato con un giornalista. È nel braccio della morte da 12 anni. E qual è la sua situazione? Io non posso discuterne con lei. Ma le dirò una cosa. Non ha più possibilità di salvarsi. Tutti quelli che vanno a fare gli esercizi! Si mettano davanti alla... Ecco, il gruppo degli assassini sta andando al blocco D. Poi prenderanno quello est. Furto di gioielli, soldi, tutti... Lo sai cos'è un sindacato? Eh? Persone che si aiutano tra di loro. Bravo, hai indovinato. Noi siamo quelli forti. Noi dobbiamo rimanere uniti, altrimenti le SEI e quegli areani qui spadroneggiano, hai capito? E qui nessuno lo può fare se non lo dico io. Sì. Di agli altri che sono in cortile. È meglio che ce ne andiamo, guarda. Sì, andiamoci. È tardi, forza. Andiamo. Sì, andiamo. È cambiato. Fammene altre 5. Altre 5 e poi basta. Solo 5, dai. Aspetta, braccio in alto. Bene. Oggi si fa casino. Sì. E il blocco D lo comando io. Hai qualche problema? Non arretrare, fratello! Non arretrare! Ma... Ma lo sai chi è quello? Non me ne frega niente. Che facciamo? Lo tiriamo su? Ma no, lascialo riposare. Mi stai dicendo che è riuscito a far collaborare i Cripes fra loro? I non affiliati ai Cripes adesso devono pagare l'affitto. Tutti gli spacciatori gli danno una tangente. Qualunque cosa si traffichi qui dentro, lui ci sta in mezzo. E con tutto questo noi non possiamo inchiodarlo. So? Ciao! Perché senti la musica così alta? Accidenti! E poi lo sai che non voglio che ascolti questa robaccia misogena in casa. Oddio. Charles! Che c'è? Dove stai andando? E tirati su quei pantaloni! Vado a casa di papà. Ma perché quando vai da tuo padre ti vesti così? Se sembri un delinquente ti tratteranno come tale. Non accadrà, mamma. Fa attenzione. Ciao. Ciao. Tutti quelli che vanno a fare gli esercizi si mettano davanti alle proprie celle. Andate! Forza, andate! Guarda, c'è tu. Meglio così. Attento, tu! Stai indietro, levati! Perfetto. Mettili entrambi in isolamento. Williams ci marcerà lì dentro.
Basta così, Albert! Datti una calmata! È l'ultimo avvertimento, stanno arrivando i cattivi! Ehi, lasciatelo in pace! Non fa male a nessuno, è solo matto. Se devi usare quell'aggeggio, fallo con me. Mi dispiace, ma non è un tuo problema. Ma può sempre diventarlo. Te l'ho già detto, se vuoi usarlo su qualcuno, fallo con me. Ma perché ti vuoi mettere in mezzo? Stanne fuori! Dai, usalo con me! Sta calmo tu. Forza! Andiamo! Punta in basso! Oggi andiamo in cortile, signor Pearson. Voglio andare via. Voglio andare via. Chi è? Lo chiamano l'antico. Da quando è qui non è mai uscito dalla sua cella. A me piace chiederglielo, ma risponde sempre di no. Dice che là dentro ha tutto quello che gli serve. Signora Becknell, non è vero? Tony Bogart. Salve, come va? Niente male. Benvenuta all'Imperial Court. Sì, all'inferno. Che posso offrirle? Dica, vuole da bere? No, grazie. Per il suo libro lei non deve parlare con me. Deve farlo con Big Took, il nostro supereroe. È lui la leggenda. E se lui dirà che possiamo parlare, noi parleremo. Ma guardi che gli ho già scritto almeno 5 volte, ma non ha risposto purtroppo. Stan fa così. Vedrò che posso fare. Grazie tante. Che cos'è quella roba? È limo, batacocomboa. Eh? Che hai detto? Che queste sono finestre, giovanotto. Dovresti farne qualcuna anche tu. Magari torni libero. Ma che cosa dici? Signor Williams, il signor Pearson ha lasciato questi per lei. E chi sarebbe? L'antico, nelle celle di sotto. Sono finestre, giovanotto. Magari torni libero!
Mo. Batako Komboa. Elimo. Batako Komboa. Dovresti farne qualcuna anche tu. Magari torni libero! Non c'è vendetta più onorevole di quella mai compiuta. L'unico rimedio alla paura è il destino. Armonia, lacrime. I bambini non sono mai stati rimproverati. Il Signore Gesù discende dal cielo. La verità è che siamo condannati ad essere costretti nei nostri corpi, isolati per tutta la vita. I neri si aggrappano alle cose che io, in quanto nero, non posso permettermi per la favola dell'innocenza. Perché ormai io l'ho perduta. Redenzione. Districare. Essere liberato dalla morte, fare del bene. Redenzione. Redenzione. Signor Williams, sta scrivendo un libro sulla banda di Cripe Street e sulla sua evoluzione fino a diventare un fenomeno mondiale. Essendo uno dei fondatori dei Cripes, lei potrebbe fornirmi una serie di particolari preziosi su come è nata la banda. Tony Bogart mi ha suggerito di provare di nuovo a contattarla. Lui conosce bene il mio lavoro. È mia intenzione condurre questa indagine in modo serio, nel rispetto delle fonti e dei fatti. Non voglio demonizzarla in alcun modo. Sei pronto? Dica, signora. Sì, sono qui per vedere Stanley Williams. Sempre dritto. La ringrazio. Togliervi le scarpe e di mettere gli effetti personali nel cestino. Per te è la prima volta, cara? Sì. Ah, dopo un paio di volte va meglio, stai tranquilla. Ci si abitua. Tranne quando lassù è accesa la luce rossa. È quella la camera. Quando la vedi stanno per uccidere un uomo. Io non riesco ad abituarmici. Vai dentro.
Non si avvicini. Bene. Signor Stanley Tucci. Solo Tucci. Tucci. Mi scusi. È proprio necessario? Pensa non lo sia. E va bene. Non crede che prima di accenderlo dovrebbe chiedere a qualcuno? Oh. Mi dispiace molto. Forse dovrei iniziare. Forse dicendo... potrebbe iniziare dicendomi chi l'ha mandata, la polizia, i federali? Come? C'è qualcuno che ci sta ascoltando? Cerca di farmi domande così può Io incriminarmi? Non ho alcuna intenzione del genere, signor Williams. Lei è sposata, signora? Sono divorziata. Figli? Uno, un figlio, va al college. Al college? Quindi lei ha fatto l'università? Il MIT, l'Università di Chicago. Sono laureata alla Delphi. E cosa fanno i suoi? Mia madre era un'insegnante, invece mio padre aveva un misero negozio, una lavanderia a secco. Suo padre si è fatto il culo per tutta la vita e l'unico modo in cui riesce a descrivere i suoi sforzi è misero? Come mai? Ha finito. Perché scrive il libro? Voglio la verità. Me la dica lei. E quando ci sarà arrivata, cosa vorrebbe farne? Vede, io credo che lei sia venuta fin qui soltanto per vedere il mostro. Prendere appunti sul mostro che... ha fondato i Cripes per poi tornare dai suoi ricchi lettori e scrivere del suo sdegno per le bande, la cultura delle bande, la proliferazione delle bande. No, lei non riuscirà a costringermi a negare il mio rifiuto per le bande. Ma il mio punto di vista personale non mi impedirà di scrivere obiettivamente un libro sui Cripes. Oh, tutti i giornalisti dicono la stessa cosa. Vengono qua e mi raccontano la sua stessa favoletta. Tu chi ci occuperemo di te? Tu chi faremo questo, faremo quello? E invece quando tornano a casa mi seppelliscono. Beh, io non sono così. So perché sono qui. Sono qui per scoprire soltanto la verità. Non può farlo. Lei non può farlo in nessun modo, perché la mia verità è completamente diversa dalla sua. Sono assolutamente incompatibili. Sa una cosa, signor Williams? L'informazione è fuori di qui, è di dominio pubblico, quindi o racconta la sua storia con la sua voce, o io racconterò la mia storia basata sul mio punto di vista. Come vede, è molto semplice. Quindi le consiglio di guardarmi negli occhi e di guardare nel suo cuore per capire se può fidarsi di me. Ma t'ha chiamato la gente. Grazie, tesoro. Niente. Lei ha un nuovo messaggio. Pronto? Questa chiamata proviene da una prigione della California. Comunicazione a suo carico da... Stanley Williams. Vai dentro. Tucci. Posso pagare? Ma non si può. Capisci dove viene? Sì, si può. Cosa Questi uomini la rispettano molto. Qualcuno. La ringrazio di avermi chiamata. Alla fine ha deciso di fidarsi di me. Non le ho detto che mi fido. Però io le permetto di guadagnarsi la mia fiducia. Gliene sono grata. Grazie. Allora, prima domanda. Voglio sapere perché ha fondato i Cripes. Per difendere i miei vicini. Ha creato un'organizzazione criminale per difendere i suoi vicini. No, quando è cominciata non era criminale. Quando sono andato dalla Louisiana al South Central avevo 9 anni. No, mi è andato via.
Molti delinquenti, bulletti, altre bande. Cane mangia cane. Ehi, da dove vieni? C'erano le unità cinofile e tutto il resto, ma non facevano proprio niente per migliorare le cose nella zona. Da quel momento in poi ho capito che ero solo. Così le cose hanno preso il loro corso naturale. Dopo che hanno portato via i cani, hanno cominciato con noi. A me e a un altro ragazzo, Monroe, ci hanno fatto combattere. È stato così che ho imparato che dovevo essere forte. Sarei dovuto diventare vittima o carnefice. Il rispetto me lo sono dovuto guadagnare in fretta e l'ho ottenuto soltanto con la paura. Non mi tiravo mai indietro con nessuno. Ho capito che la violenza era efficace. Reagivo nel modo più atroce possibile, di riflesso. Forza, ammazzalo! Faccia! Uccidilo! Faccia, ammazzalo! $5 per quello con la maglia bianca! $5 per quello con la maglia bianca! $5! È così che mi sono fatto la reputazione che ho adesso. Un modo per morire giovani. Se si guarda la cosa dall'esterno può sembrare sia così, ma per chi ci sta dentro si tratta di sopravvivenza, capisci? I cani possono correre e scappare, ma per noi non c'è la via d'uscita. Noi chi? I nostri cari, la gente che si stringeva intorno a noi. I nostri cari, va bene. Ha conosciuto allora Raymond Washington? Sì. Sì, è stato... Bene. Lei ha lottato con lui? Forse c'era una guerra di quartiere? No, niente del genere. Io e Raymond sentivamo che saremmo andati d'accordo, capisce? E che avremmo radunato giovani guerrieri per la nostra causa. Tuk, sta arrivando Raymond Washington. Tu sei Tucchi? Sì, e allora? Senti, tu hai 20-30 ragazzi con qualche precedente e che si danno molto da fare. A me sembra che se tu controlli il West Side e io invece l'East Side, prima o poi qua ci scappa qualcosa di molto pericoloso. Lo so, il West Side è fico, ma l'East Side è il primo. No, bello. L'East Side è fico, ma il West Side è il primo. Sì. D'accordo? Insieme abbiamo raccolto gruppi di giovani guerrieri. Abbiamo ripulito le altre bande. Sgombrato Sportsman Park e le strade all'intorno. Nord, sud, est, ovest. I Cripes erano diventati fortissimi. Nessuno voleva avere guai con noi. Sapevano che avremmo schiacciato le altre bande, quella di Avenue Garden, di Main Street. E quindi invece di combatterci, si univano a noi. Ascoltandola sembra che si tratti di divertimento puro e semplice. Sì, può vederla così perché all'epoca era un divertimento, davvero. Si trattava veramente di forza bruta. Un uomo combatteva contro un altro uomo e il più forte sopravviveva. Le cose sono cambiate quando hanno cominciato... Via! ...a sparare. Vuol dire i Bloods? Sì, i Bloods. Hanno sparato per primi? Sì. Voi avete risposto? Beh, certo. Non potevamo non farlo. Era la guerra. Sì, ma loro non erano suoi nemici. Voglio dire, erano altri ragazzi neri esattamente come voi. È questa la mia domanda, signor Williams. Come riesce a giustificare di aver sparato ad un uomo identico a lei?
Credo che la ragione sia un profondo odio verso se stessi. Quello che intendo dire è che quando imbottisci una persona di immagini negative che insultano lui e la sua razza, dopo un po' di tempo egli comincia a credere a queste rappresentazioni. Ovviamente io le sto parlando di stereotipi. Si dipinge la maggioranza dei neri come dei buffoni o come degli ignoranti, promiscui, violenti, parassiti sociali, apatici, delinquenti. Sfortunatamente troppa gente nera ci casca e ritiene che questi stereotipi siano reali. Così cominci a combattere contro quelli che incarnano questi stereotipi, ma tu stai tentando di cancellare quelle immagini negative per liberarti del mostro che è l'odio verso te stesso, suggerito dall'autocoscienza. La sua è un'ipotesi brillante. Davvero. Ma con tutto il rispetto, signor Williams, io devo dirle che non esiste un solo afroamericano in questo paese al quale non siano state rifilate immagini stereotipi negative. Che vuol dire? Voglio dire che lei è comunque responsabile per aver scelto il suo campo di battaglia, sì, per aver accettato questi cliché, la sua famiglia, dove... Io capisco, ma quello che sto dicendo... Ma non c'era nessuno che potesse aiutarla a vedere con chiarezza, ad uscire da questo circolo vizioso. Sì, ma non potevo dire a mia madre quello che facevo. E a suo padre, invece? A mio padre? È lui? Mia madre, non riuscendo più a controllarmi, mi ha portato a Oakland perché vivessi con lui. Stan. Lui è Stan, tuo padre. Vieni con me. Resta qui. Torno subito. Quindi la strada era mio padre e i Cripes la mia famiglia. E quando ha smesso di pensare a tutti quei ragazzi di colore che lei e la sua famiglia avete assassinato? Ma cosa mi sta dicendo? Credevo stessimo facendo un'intervista e invece lei se ne sta lì ad accusarmi. Gliel'avevo detto, se qualcuno non avesse creato le bande, se non l'avessimo fatto noi, l'avrebbe fatto qualcun altro. No. Al posto dei Cripes poteva esserci chiunque, gliel'ho detto, si trattava di sopravvivenza. Noi volevamo sopravvivere, è questo il motivo che ha sempre spinto l'umanità. Stronzate. Senta, viene qui con tutte queste critiche, ma lei invece cosa ha fatto? Fa qualcosa per la sua comunità? O se ne sta rintanata nel suo piccolo mondo mentre parla da bianca, cammina da bianca? Sta cercando di mettere in dubbio il mio essere nera per le scelte che ho fatto. Lei non mi conosce, no, non sa un bel niente di me. Non sa che cosa ho passato per arrivare dove sono adesso. Non sa quanto ho lavorato duro per migliorarmi, per farmi una posizione. Non ne ha idea. E cosa è diventata? Si guardi il modo come cammina, come parla. Si stira i capelli. Ha perso. Io posso aver perso, ma sono libera. E lei no. E mi basta. Non è vero. Guardia! Fra una settimana.
Giù i pantaloni. Piegati adesso. Per te non c'è nessuno. Ti riportiamo in cella. Avevo una cattiva reputazione. Credevo che la gente mi rispettasse perché aveva paura di me. Errore. Il rispetto non si guadagna usando la violenza per spaventare la gente. Molti di quelli che stanno nelle bande hanno paura, ma non lo dicono mai a nessuno perché non vogliono che i loro compagni pensino che non siano dei duri. Quelli delle bande vivono secondo regole sbagliate. Queste regole dicono che è giusto essere disonesti, è giusto usare violenza contro gli altri, è giusto mettere la propria vita in pericolo. Ma voi non dovete vivere seguendo queste regole. Voi potete scegliere regole nuove. Non è più possibile. Ma non si può, capisci dove viene. Che significa? Nuovo direttore, nuovi sistemi. Ho visto che gli altri portavano da mangiare, allora da parte mia può sembrarle arrogante. È un'offerta di pace. Mi auguro che non la offenda. Cosa sta facendo? Vuole montare altre accuse contro di me? Cosa? Accuse di aggressione? Perché io adesso aggredirò questo cibo? Quello che ci danno da mangiare qui fa schifo. Lo so che viene dal distributore, ma per noi è alta cucina. Grazie per il suo gesto. Di nulla, prego. È buono? È più che buono. Avrei dovuto portarle anche del tabasco, sì, però... Ho letto i suoi scritti. E? Mi hanno davvero colpita. Grazie. Mi fa piacere, questo rende tutto più facile. È più facile per me chiederle se può aiutarmi. Cosa vuole che faccia? Io voglio fermarla. Voglio fermare questa follia che io stesso ho creato. Voglio scrivere un libro per i bambini. È una grande idea. Grazie. Non vedo l'ora di leggerlo. Se raccolgo abbastanza materiale posso darlo a lei o al suo ufficio o qualunque altra cosa sia. E poi quando mi vengono altre idee... No, signor Williams, Stan, mi dispiace. Mi chiami Stan. Stan, non scrivo libri per bambini. Sono una giornalista. E come sa, sto già per imbarcarmi in un progetto per un mio libro. Bene. Non ho tempo. Mi dispiace. Ho capito, ma devo chiederle una cosa che riguarda il tempo. Ieri hanno detto che un altro dei miei appelli è stato respinto. Per ogni appello che viene respinto, io arrivo più vicino alla morte. Chi è che non ha tempo?
Ascolti, non voglio che quando morirò di me si possa dire solo che sono stato il fondatore dei Cribes. Se posso evitare che un ragazzo finisca qui dentro. Signora, lei è l'unica... Barbara. Barbara, tu sei l'unica là fuori che può aiutarmi. Mi prendi in giro? Eh? Se il tuo piano è quello di usarmi per poi riguadagnare così la tua libertà, sappi che io non mi faccio manipolare, ma se tu sei davvero sincero nel voler salvare questi bambini, riparare i tuoi errori e riesci a raggiungere questi giovani, io ti aiuterò come meglio posso. Beh, io ti userò e ti manipolerò. Come, scusa? Per avere altre ali di pollo dal distributore. Quindi hai anche senso dell'umorismo. Mi prendi in giro, vero? Stavo leggendo i tuoi scritti e mi ha colpito una cosa. Tu scrivi che per un certo periodo, mentre eri con la banda, hai sentito che la morte era vicina. Sì, è vero. Mi ha sorpreso. Un giorno mi sono messo a pensare a tutti i miei cari, come ci chiamavamo tra di noi. E io ero morto. Raymond, morto. Monroe, morto. Buddha. Morto anche lui. E ho capito in un flash che adesso toccava a me. È morto. Sì, sì, è morto. Forza, andiamo via. Erano venuti per uccidere il re. Io rimasi ferito e mi dissero che non avrei più camminato. Perciò quando ripresi a camminare non si poteva più tornare indietro. È stato un weekend violento e sanguinoso a Los Angeles. In poco più di due ore 6 persone sono state uccise. Nonostante a South Central l'omicidio sia normale amministrazione, una simile carneficina non si era mai vista. Sono più di 20 le persone uccise dalla violenza fra le bande. I suoi fratelli e le sue sorelle a togliergli la vita. Sì, però sbrighiamoci. Certo, non ho molto tempo. Le bande ormai sono fuori controllo. Cerco di combinare una tregua. Lo so. Bisogna che i pezzi grossi trattino tra loro. Va bene. E quale sarebbe il mio ruolo Parla con Tuki. Tuki? Senti. Magari si inventa qualcosa. Può parlare ai capi. Puoi sentire cosa ne pensa. Ma io non credo proprio di essere nella posizione per fare Devi questo. Devi solo chiederglielo. Andiamo. Non è che posso prendere e poi... Chiediglielo. Sono una giornalista e non un negoziatore. Barbara. Me lo devi. Stan, se tu, il fondatore dei Cribes, fai un'affermazione del genere alla luce del sole, non ci sarà modo di tornare indietro. Una volta che avrai dichiarato la tua rinuncia alla violenza fra le bande, non sarai più un Cribe. Potresti essere un uomo segnato. Davvero? E come mai? Te la senti di correre questo rischio? Senti, se questo dovesse portare a una tregua tra i Bloods e i Cribes e fermasse la violenza nelle nostre comunità, non sarebbe un rischio, ma una responsabilità. Ma... Tempo! Devi pensarci bene. Ma guarda che casino che fa questo ragazzo. Non è possibile, accidenti. Sì, sì. A me fa ridere, fa troppo ridere. È completamente fuori. Ma sì, non preoccuparti. Charles, non è... devo parlarti. Dopo, adesso sto al telefono. Sì, c'è mia madre che rompe. Attacca il telefono. Aspetta un attimo, no? Dicevamo? Sì, ma ti richiamo io. Ciao. Dove hai preso questa? Ti sei messa a frugare nei cassetti. Chi te l'ha data? Ridammela. Tuo padre? Lo vedi, dai sempre tuo la colpa. Tuo padre ha avuto un'occasione e l'ha sprecata. Ma se nemmeno lo conosci oh, più. No, io lo conosco, sei tu che non Va bene, lo conosci. Va bene, ora me ne vado, dai, ridammela. Assolutamente no. Dammi la pistola.
Bene, allora tienitela. Charles, non provare ad uscire. Se no che fai? Prenderai le mie cose invadendo la mia privacy. Lo sai, papà avrà fatto anche qualcosa in passato, ma almeno mi rispetta. Allora vai da lui a farti insegnare qualcosa. Ci sto andando. È che io non so proprio che cosa fare. Staccagli la testa. In mezzo a questa storia e tutto il resto. Eh già, questo è il modo in cui l'avrei affrontato io, ma lo vedi dove mi ha portato. Sono preoccupata per lui. Beh, lui è sempre tuo figlio. Fondamentalmente tu sei l'arco e lui la freccia. Se l'hai puntato nella direzione giusta, quando lascerai la corda, tu non potrai fargli cambiare direzione. Ma se hai avuto abbastanza forza per tendere l'arco, lui troverà la sua strada. Scusa, ma non ho nessuna voglia di sentire roba filosofica adesso. Va bene, allora di che cosa vuoi parlare? Di verbi transitivi o di qualcosa del genere? D'accordo, allora vediamo. Il messaggio di fondo è mostrare la vita in una banda come un'attività autodistruttiva che ha devastato. 20 anni fa ho contribuito a creare una banda chiamata Crimes. Oggi vi parlo dal braccio della morte. Non avrei mai immaginato che i Cripes si sarebbero diffusi in California, in tutto il paese, in tutto il mondo. E mi addolora profondamente l'eredità che ho lasciato, perché è l'eredità di un genocidio commesso da neri contro altri neri. Chiedo perdono per le mie colpe. Ma il vedervi qui oggi mi ha anche profondamente incoraggiato. Mi fa capire che non sono solo nel rifiutare questa eredità e nel vederla per com'è realmente. Nessuno può avere maggiore influenza sulla violenza fra bande o sulla cultura delle bande di coloro che ne fanno parte. Quindi io sono nella posizione migliore per fermare le violenze, ma dobbiamo lavorare. Dobbiamo costruire la pace. Dobbiamo smettere di sterminarci l'un l'altro. Dobbiamo fermare questa follia, perché la colpa di tutto questo è nostra. Noi dobbiamo incolpare soltanto noi stessi. Dobbiamo essere decisi, veri guerrieri. Guerrieri di strada quali eravamo, per ricostruire una cultura. E lasciare quindi una buona eredità, un'eredità di pace. Ma che fanno? C'erano dei Cripes e dei Bloods che erano anche parenti, Stan. E pensa un po'. Non si vedevano da anni perché non si potevano avvicinare. Alla fine si sono abbracciati. È stata una cosa incredibile. Morgan! 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 Uccidete Morgan! 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 Ho qui una dichiarazione di Robert Lee Morgan che vorrei leggervi. Il 27 marzo lo Stato della California mi farà iniettare nelle vene pentotal sodico, pancuronio bromuro e cloruro di potassio, causando la mia morte. Ho rinunciato volontariamente al ricorso in appello contro la condanna a morte che ho avuto in California. Molti l'hanno considerato un suicidio. Non lo è. Sono stato in prigione per la maggior parte della mia vita da adulto e per 30 anni nel braccio della morte. Sono un uomo razionale. Non ritengo che il sottrarmi ad altri 10 anni di estasi dietro le sbarre sia una decisione irrazionale.
gelato. 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 Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Vieni con me. Sì. Aspetta, vengo anch'io. Voglio rimandare il libro a tempo indeterminato. Cosa? Ecco, signore. Non mi sembra che... Ma che stai dicendo? Mi sono fatta il culo per vendere il libro sui Cripes. Vogliono anche darti un anticipo. E adesso vuoi buttare tutto all'aria. Aiuterò Stan con il suo libro. Barbara, nessuno pubblicherà un libro per bambini scritto da un criminale nel braccio della morte. Scordatelo. Mi dispiace, ho già deciso. Sai cosa penso? Che tu sia un po' troppo coinvolta con quell'uomo. A me serve un agente, non un terapeuta. Quindi se vuoi farmi da agente, bene, altrimenti posso... Non accetto ultimatum, davvero. Ma sei con me o no? Con te, va bene. Ma penso che lui t'abbia confusa. I titoli della collana includeranno le bande e il tuo vicinato, le bande e l'abuso di potere, le bande... No, mi dispiace. No, non ci interessa. È meglio che andiamo. Alcuni dei titoli della collana saranno... Ah, sì, ecco. Le bande e l'abuso di potere, le bande e l'autostima, le bande e il tuo vicinato... Mi dispiace, signora, ma non è roba per noi. Perché? Non voglio dare voce ad un uomo che è in carcere per aver ucciso 4 persone. Per quale motivo si ritiene che costui sia in grado di rivolgersi ai miei bambini? Damnat quod non intelligent. Come, prego? È una massima che Stan cita spesso, è latino, vuol dire si condanna quel che non si riesce a capire. No, non se ne vada, aspetti. Lei potrebbe spiegarmi meglio di cosa si tratta? Ma certo, con piacere. Per cominciare, chiariamo bene perché è necessario realizzare questi libri per bambini. Credo che sia molto importante per tutti quegli studi di fattibilità. Queste bozze hanno un sacco di errori di battitura. Ci sono davvero molte correzioni da fare, lo sai. Ma, francamente, è un buon lavoro. Va bene, già. Il quarto paragrafo? Sì, seconda pagina. Oggi c'è la presentazione del libro Le bande ed il vicinato, scritto da Stanley Tucci Williams. Con le bande giovanili si fece male molta gente. Spesso dei bambini ancora più piccoli di voi venivano feriti o uccisi. L'amico del cuore non è un vero amico se vi chiama pollo, vigliacco o imbecille. Ero convinto che picchiare la gente mi rendesse più forte. Credevo che fosse il modo per farmi rispettare. Molti membri delle bande abusano del loro potere. Ho imparato che se si usa il potere per spaventare o far del male alla gente, è già dentro non si ottiene nulla di buono. Stan, i libri si stanno vendendo in Europa, Africa e in Giappone. Giappone? Sì. Ah, e poi... Winnie Mandela ha chiesto se può incontrarti. E se dicessimo di no? Allora i giornali che la signora Mandela ha già contattato ci mangerebbero per pranzo. Ma com'è successo? I suoi libri. Pare siano molto popolari. Signora, devo avvertirla che Stan almeno all'inizio è piuttosto timido.
ma è tranquillo. Lei continui a parlargli, così si sentirà a suo agio. Buongiorno. Dall'altro ingresso, prego, signora Mandela. Da lì non si entra. Dobbiamo perquisirla con grande attenzione. Io non lo permetto. Allora non potrà entrare. Ma si rende conto? Lei lo sa chi è questa donna, la prego. Ci penso io, signora Mandela. Grazie. Prego, mi segua. Si vergogni. Questo è un momento molto importante per me, mi creda. Vorrei essere un poeta. Per me incontrarla è un grande onore. No, signor Williams, l'onore è davvero tutto mio. Grazie. Sa, i libri che lei ha scritto ci hanno assai colpito. Le sue parole sono pronunciate da moltissimi bambini della mia nazione. La condizione della gioventù nelle città del Sudafrica è la stessa che affligge i ghetti del suo paese. Sì, ma sto incontrando una grande opposizione. C'è chi dice che l'argomento delle bande nelle scuole è tabù e che forse non sono adatto per questo argomento. È la paura che li acceca. Ma lei deve continuare. Mandela pensava alla morte quando era in carcere. Tutti i giorni. Così è riuscita a sopravvivere. Non deve aver paura. Può firmarmi il suo libro? Oh, sì, signora Mandela. Io farei qualsiasi cosa per lei. Qualsiasi cosa. Signora? Io sono così emozionato. Coraggio. Grazie. Signora Becknell. Salve. Prima i libri, ora la signora Mandela. È stato davvero emozionante. No, tutto questo può essere controproducente. Che cosa? Fra un po' c'è l'udienza al nono tribunale. Già. Tenere in vita quest'uomo è il mio lavoro, lo capisce? Ma certo, però vede, signor Cates, io credo che questi libri possano fare la differenza. No, non è vero, sono soltanto un danno. Mi risponda. Vuole i libri o vuole Stan? Che vuol dire? La sua vita o la sua opera. È meglio che non collabori con lui, almeno per il momento. Mi sembra che i vostri rapporti non le permettano di giudicare. Signora Becknell, io sono Mario Fell, membro del Sesto Parlamento. Ho avuto modo di leggere gli scritti di Stanley Williams. Mi hanno molto impressionato. È un bravo scrittore. Sì. Questo giorno serve per ricordare ai miei connazionali del nostro impegno per la libertà, la neutralità e più di tutto per l'umanità. In questo momento in California, nel carcere di San Quintino, c'è un uomo condannato. Il suo nome è Stanley Williams. Il signor Williams ha lanciato una vasta campagna internazionale perché i giovani si allontanino e si difendano dalle bande, dalla droga, dalla violenza e quindi dal carcere. Tutto questo è una vergogna! Se noi stessi possiamo spezzare un uomo, non è forse nostro dovere far sì che ogni individuo abbia una sua importanza? Stanley Williams ha creato una tregua tra le bande del suo paese e in Svizzera ha fermato la guerra tra le bande giovanili. La campagna internazionale del signor Williams per salvare i bambini e sostenere la società civile evidenzia come un uomo in buona fede con un passato atroce possa comunque trasformarsi in un modello per riformare e per riabilitare la gioventù a rischio in tutto il mondo. Quindi oggi voglio usare quel potere conferitomi come rappresentante del mio paese, per proporre Stanley Williams, un condannato a morte, per il premio Nobel per la pace. Bravo! È già in rete, sarà sui giornali di domani. Congratulazioni, Stan. Barbara, fa attenzione là fuori perché ci saranno ripercussioni. L'unica ripercussione possibile sarà il tuo premio Nobel. Sì, sì, ho capito, ma devi stare attenta. Chiaro? Va bene. Sì, 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 sì.
rapporto con il... L'Associazione per i diritti delle vittime ha dichiarato che ritiene vergognosa questa candidatura. Dicono che è un vero insulto al premio Nobel. Lo sapete che non c'è niente. Ci mettete qualcosa voi? Sì, stamane ho parlato col signor Williams. E lui è molto lieto e onorato di questa candidatura. Sì, può aspettare, mi scusi. Grazie. Coinvolto nelle attività delle bande. È giusta la sua candidatura? Per favore, può rispondere. Sono un ufficiale carcerario, non so altro. Williams comanda ancora i Cripes? Sì. Quali prove vi basate? Sulle testimonianze dei suoi compagni di carcere. Vuol dire dei Cripes, dei testimoni anonimi? Sì. Ma tu sai chi sono? Gli hanno promesso qualcosa, vecchi nemici. Stan, ho abbandonato molte cose per darti il mio aiuto. Se avessi creduto per un solo istante che avresti ricominciato... Non sono un ipocrita, sono un uomo di parola. Quello che ho fatto l'ho sempre fatto fino in fondo. Ti ho raccontato che ho voluto entrare nei Cripes e fare quella vita e che sarei stato il peggiore delinquente mai esistito e lo sono diventato. Con la disciplina e lavorando sodo sono diventato il loro re e non ho mai avuto paura di sbandierarlo. Ma mi sono imbarcato in un altro viaggio, un viaggio che è un compito, un viaggio che è redenzione. E l'ho portato fino in fondo. Non uso droghe, non bestemmio, non mi ubriaco. Non compio una sola azione che non sia onesta ed è quello che continuo a fare da anni. Ma non lo vedi? Non ti sei accorta che tu e mia madre siete le uniche due persone di cui posso fidarmi? Tu per me hai fatto più di chiunque altro al mondo. È ovvio che vogliono creare delle rotture tra di noi. Ma questa è follia. Tu sei un candidato al premio Nobel e questi cercano di demolirti. Io vorrei prenderli a calci, no, non no, ci posso no, credere. No, a sera assale. Che dici? Vuol dire che la rabbia porta solo danni e perdite. Senti... Vogliono che tu ti arrabbi come stai facendo adesso. È questo che vogliono. Ma tu sei più furba di loro. È vero. È vero, ma sai una cosa? La stampa ci presta attenzione. Io ricevo 50 telefonate al giorno. Possiamo combattere e portare il nostro messaggio fuori da... Ma lo stiamo facendo. Con i libri. Senti, devi lasciarmi fare a modo mio. Ok? Sì, e quale sarebbe... Fra poco avrò l'udienza per la revoca dell'isolamento. Io sto in questo buco da ben 6 anni. Lo so. 6 anni di isolamento, tagliato completamente fuori da tutto. Lo so. Voglio ricominciare da qui. Quindi lei afferma di essere cambiato? Nei primi 10 anni di prigione ho seguito un modello di comportamento negativo. Ma poi sono passato attraverso gli anni della rieducazione e dell'autocontrollo. Ho disimparato le cattive abitudini. Ora sono un uomo con dei principi. Ho dato vita a un progetto per aiutare i bambini, i ragazzi. E stiamo ottenendo dei risultati. Come possiamo sapere che rientrato nel regime carcerario non cercherai vendetta? La vendetta non c'è più nel mio vocabolario. La mia parola è l'unica cosa che ho nella vita ed è l'unica cosa che posso darvi. Io vi do la mia parola, non accadrà. Pronto? Sì, sì, accetto la chiamata. Stan. Ho buone notizie. Alla fine hanno deciso di togliermi dall'isolamento e mi mettono in una cella normale. Questo vuol dire più libri, più materiale per scrivere, magari addirittura... Una TV. C'è ancora la televisione, vero? Pronto? Molto bene, Stan. Che c'è? Barbara? Hai parlato col tuo avvocato? No. Allora non lo sai. Cosa non so? La sentenza del tribunale è stata emessa. Hanno respinto il ricorso. Andiamo, che è tardi! Ci rivolgeremo alla Corte Suprema, Stan. No, loro nemmeno... sentiranno il caso. Ma può cambiare. Barbara, eseguiranno la mia condanna entro i prossimi 6 mesi. Thank you.
Ho ritagliato dai giornali tutti gli articoli che parlavano della tua candidatura. Ne ho una scatola piena. Te li farò avere. Sai, mi ha chiamato un sacco di gente. Zia Celia, la cugina Shannon. E addirittura zio Ray da Baton Rouge, che mi ha detto di averti visto in televisione. Te lo ricordi, lo zio Ray? Sì, credo di sì. Come va coi giornali? Per un po' di giorni hanno chiamato di continuo. Gli ho detto che avevano sbagliato numero. Per fortuna sull'elenco ci sono un sacco di Williams. E tu qui come te la passi? Sì, bene, tutto sommato. È che ancora non riesco ad abituarmi a stare qui dentro. Sai, alle volte mi domando che cosa sarebbe successo se fossimo rimasti in Louisiana. Credevo che trasferendoci qui le cose sarebbero andate meglio. Ma tu non volevi venire, me lo ricordo bene. Il giorno che siamo partiti ti sei nascosto. E quando ti abbiamo trovato, sei corso in braccio a tua nonna e non volevi più staccarti da lei. No, non ho fatto niente del genere. Allora ti abbiamo preso con la forza e trascinato fino all'autobus. Hai avuto una vita difficile. Chi non ce l'ha? Volevo tenerti fuori da tutto questo. Ma no, mamma, su. Non possiamo cambiare il passato. Lo sai, il rimpianto non ci porta da nessuna parte. A volte me ne sto seduto e penso che se non c'era un'altra via da percorrere per fare quello che dovevo fare, va bene così. Io sono fiera di te. No, non devi esserlo. Ti voglio bene. Che cos'è? Un fiore. L'ho raccolto qui fuori mentre le guardie erano distratte. Sono 20 anni che non vedo un fiore. Lo voglio portare con me. Voglio che il profumo mi resti dentro. Almeno per il tempo che mi resta. Sì. Voglio sentire ogni istante. Stan. Oh, despido, vero. Fino a quando avrò fiato. Sì. Ok? Va bene. Concentriamoci sul lavoro, che ne dici? Perché adesso è l'unica cosa che conti davvero. Va bene. Signor Williams, è pronto? Ehi, hey, tu! Dove vai? In vacanza! Ciao. Ciao. Prendo il resto della mia roba. Capisco. Vuoi una mano? Non importa, grazie.
Signora Becknell? Sì? Barbara Becknell? Che c'è? Questo è per le vittime! Oh! Ehi! Ehi! Oh! Ehi! Cosa? No! Ma che ti prende? Leva il culo da qui! Charles, ti prego! Questo è il sangue delle vittime di Stan Williams! Stai calmo, a lei lui ci sostiene un assassino! Io sostengo i diritti umani! E invece i diritti dei morti? Io sostengo un uomo! E i diritti di Halloween? Che ha faticato Sai ogni Young giorno aveva dei diritti. Per fermare gli omicidi. Un uomo che ha fatto Quegli tutto uomini, il possibile. Quegli uomini, sai, e gli altri avevano dei mi diritti. Mi ascolta. Dio non la perdonerà e mai. Lei viene qui e mi aggredisce nel nome di Dio. Lei non è migliore di quelli che usano la violenza per dimostrare qualcosa. Questo non è Dio. Non è la voce di Dio che sto ascoltando. Dio non può essere odio e vendetta. Dio rappresenta il perdono e il pentimento. Quindi, se lei ancora disturberà me o la mia famiglia, io ho il diritto legale di difendermi e le giuro che lo farò. E adesso se ne vada, per favore, subito. Calmati, mamma. Oh, tesoro. Sta calma. Ho ragione io. Sì. Lo so che ho ragione. Ti voglio bene. Sì, anch'io. No, Barbara, te l'ho detto diverse volte che devi fare attenzione. Ma quello è spuntato fuori dal nulla e di colpo mi sono ritrovata il sangue addosso. Sì, yes, tag e non es. Vuol dire occhio per occhio. Ho vissuto così per buona parte della mia vita. Barbara, vorrei che tu facessi qualche ricerca su Kistritz. D'accordo. Mandami tutto quello che trovi. Scriverò un documento indicando un piano per fermare questa follia. Ho anche bisogno di parlare con Tony. Barbara? Barbara? Stan, Tony è morto. Tony che cosa? Assassinato. Si mettono davanti alla propria cella. Forza, andate! Non va fuori, signor Williams. Buongiorno. Signore. Tuki e Deuce 5 escono contemporaneamente. Che ne pensa? Fa vedere. Può essere pericoloso. Tuki lo aggredirà. Deve farlo, sono le regole. Eccolo, eccolo. Picchia per primo. Non mollarlo. Non devi più avere paura di me. Non vivo più con le regole delle bande. La violenza,
è scomparsa dalla mia vita. Io non mi batterò. Mi hai capito? È la mia parola. La mia parola. In un attentato suicida su un autobus a Gerusalemme sono morte 10 persone ed oltre 30 sono rimaste ferite. Il terrorista, un 23enne palestinese di Betlemme, si è avvicinato all'autobus ed ha fatto... Molti nel paese ritengono che finché ci saranno droghe, ci saranno le bande. E tutto quello che ci si può augurare è che... Un bambino di 10 anni è rimasto ucciso mentre giocava davanti casa sua. È stato coinvolto nell'ennesimo scontro a fuoco fra le bande di South Central. Nel weekend sono morte 15 persone, in quelli che sono stati i due giorni più sanguinosi degli ultimi 3 mesi. Per favore, venga con me, signor Williams. Perché? Mi hanno detto soltanto di portarla giù. Si tolga la maglietta e i pantaloni. Signor Williams, sa il motivo per cui è stato convocato? No, non lo so. La sua esecuzione è stata programmata per domani. Possibile? Io non capisco. La richiesta di proroga è stata depositata tardi. Quindi voi mi ucciderete per un vizio di forma? Faccio il mio lavoro, signor Williams. Non può rifiutarsi. Signor Williams, conosce la procedura che verrà seguita? Sì, la conosco, la procedura. L'ultimo pasto da fare. Il viatico del sacerdote. I vestiti nuovi per morire, il direttore che chiede al prigioniero le sue ultime volontà, il lungo viaggio verso la camera. Vieni legato alla sedia, sì, conosco la procedura. Signor Williams, cerchiamo di renderla il più indolore possibile. Indolore? Come può essere questa follia indolore? Quale religione professa? Ah, nessuna. Credo soltanto in un unico Dio. Vuole che ci sia un prete alla sua ultima ora? Io prego Dio da solo. Chi desidera che ci sia dei suoi cari? Non importa. Aspetta qui, io torno subito. Queste sono finestre. Riteniamo l'imputato Stanley Williams colpevole per le 4 accuse di omicidio. Sì, è morto, sì. Ho sognato che stava per accadere. Sono venuti a prendermi come hanno fatto altre volte, solo che stavolta era per errore, ma nessuno sapeva che era un errore. Oh, ma è terribile. Senti, quando mi sveglio sono infuriato, però prego, faccio esercizi, medito, allo scopo di portare pace. Perché non voglio abituarmi a stare qui, non è un posto a cui ci si può abituare. Gli altri dipingono le pareti di arancione, blu o verde, cercando di prendere il meglio da quello che hanno, ma io non sono capace.
Non importa se resterò qui altri 100 anni, non mi abituerò mai, perché ogni mattina mi sveglio e so che io non dovrei proprio essere qui. Perché dobbiamo fare del bene? Per quale motivo? Perché in cambio riceveremo del bene o perché dobbiamo segnare dei punti? Dio tiene un tabellone e noi dobbiamo sperare che segni tutti i punti? Noi facciamo del bene perché ci fa sentire vivi. Per metà della vita ero morto. Ero morto, ma in questa seconda metà ho l'occasione di vivere e di fare davvero qualcosa. E se dovessi morire per spiegarne il significato, il vero significato... No. Allora morirò. Sono arrivato al cuore delle persone perché ho toccato il cuore di un uomo di un paese lontano che mi ha proposto per un premio per la pace. Non lavoravamo per avere un Nobel. Stavamo lottando per quei ragazzi. E dobbiamo continuare a farlo, combattere per quei ragazzi, perché abbiano l'occasione di crescere, di diventare qualcuno, o un marito, una moglie, perché possano sognare e possano realizzare i loro sogni. Io combatterò ancora. E tu lo farai. Salute, fratelli e sorelle. Intanto mi congratulo con voi per essere stati scelti per il programma giovanile della signora Barbara. So che siete i migliori, i più intelligenti. Il futuro del paese. Voglio dirvi che sono molto onorato di avere l'opportunità di rispondere a qualche vostra domanda. Io. Uno per volta, eh? Non è una scuola per gladiatori. Qui dentro non dimostrerete niente. Questo posto non farà di voi degli uomini. Guardatemi. Voglio che mi capiate e che mi ascoltiate bene. Nel momento in cui inizierete a trovare delle scuse per voi stessi, sarà il momento in cui inizierete la strada per arrivare dritti qui. Vi vogliono qui. Sono pronti per voi. Guardatemi. Non lascerò che accada. Non lo permetterò. Non voglio vedere nessuno di voi sulla strada che porta in questo posto. Che sprechi la sua vita qui dentro, perché non è un posto per voi. E adesso faremo un accordo tra di noi. Lo facciamo tutti quanti. Giureremo che faremo di tutto per non finire mai in una situazione come la mia, va bene? Sì, signore. Signore. Bene. Signore che sei nei cieli, sappiamo che tu sai tutto. Tu sei l'inizio, la fine, l'alfa e l'omega. Noi siamo qui, in una condizione che ci spinge a chiedere la tua guida e la tua presenza per illuminarci il cammino. Ti prego, Signore, permettici di continuare quello che abbiamo iniziato. È un piccolo seme, ma lascia che sbocci in un fiore e che tutti quanti possano venire a sentire il suo profumo e a trarne ispirazione. E un giorno, quando in questo mondo non si dovrà più combattere, ti chiedo, mio Signore, di aiutarmi a concentrare il mio sguardo su quello che inevitabilmente mi accadrà. Prendi Barbara Becknell e fa di lei una bandiera. Mi hai catturato e imprigionato come si fa con gli uccelli, ma mi hai permesso di cantare e di rompere queste mura, di farle cadere in modo che la gente potesse vedere con chiarezza il sogno che ho nel cuore. Signore, se devo accettare il mio destino e sacrificarmi perché questo messaggio esca da queste mura, così sia. Amen. Il professor Kitch della Brown University ha proposto Stan Williams, detenuto nel braccio della morte di San Quintino, per il Nobel per la letteratura. Sì! Evviva! Ce l'ha fatta! Williams, che è stato a capo della banda dei Cripes di Los Angeles, ha scritto una collana di libri per bambini che ha già vinto molti premi. Williams era già stato proposto lo scorso anno per il Nobel per la pace dal parlamentare svizzero Mario Fer, ma il premio è stato poi assegnato al segretario delle Nazioni Unite Kofi Annan. Propongo Williams per onorare un lavoro che è stato coraggioso, onesto, significativo. Ora torniamo alle altre notizie.
Nel settembre 2002 il nono tribunale ha respinto l'ultimo ricorso in appello di Stan Williams, confermando la condanna a morte. Ciò nonostante, il nono tribunale ha stabilito di considerare la possibilità di graziare Williams per la lodevole opera svolta. Dopo 23 anni Williams è ancora nel braccio della morte, mentre i suoi difensori continuano a presentare ricorsi in appello, basandosi sull'innocenza del loro assistito e la violazione dei suoi diritti costituzionali. I suoi sforzi per creare un protocollo di pace che ponga fine alla violenza delle bande negli Stati Uniti e nel resto del mondo continuano.